ho in diretta il dottor Francesco Oliviero. Pronto Francesco, mi senti? Sì, ti sento bene. Bene, grazie anche a te Francesco per il tempo che stai dedicando in un momento molto particolare. Ho già detto prima che tu sei un medico con specialità psichiatria e pneumologia, giusto? Sì, quindi sarebbero le due specialità che in questo momento sì, potrò interessare, perché purtroppo sai bene che la maggior parte delle persone che poi si ammalano hanno tutte polmoniti interstiziali e purtroppo poi la maggior parte delle persone sono in panico. Bravissimo, e infatti proprio questo volevo chiederti. Innanzitutto poi mi dici che cos'è dal tuo punto di vista, quella che è la tua esperienza, il virus. Però visto che hai toccato questo argomento, io non ho fatto nessuna domanda preparata, vado a ruota libera perché mi piace di più. Ecco, visto che hai toccato questi temi, le tue specialità sono esattamente proprio a bomba, ecco, e quella stessa domanda che ho fatto prima al dottor Montanari, Oliviero. A me viene data la diagnosi di influenza, ho colpi di tosse, qualche linea di febbre, vabbè, so l'influenza, cosa vuoi che sia, mi metto a digiuno, sto a letto, riposo e passa, magari tosse rognosa come abbiamo avuto da vari messaggi, ho toccato anch'io con mano con persone a ottobre-novembre, una tosse molto stizzosa, rognosa, che è durata anche un mesetto, ma poi è passato. Ma se mi dicono invece, ma lei signor Pammio, la sua è un'influenza sì da Covid-19, ed è risultato positivo al tampone, è chiaro che l'impatto è diverso, Francesco, o no? Tu che tocchi hai studiato questo. Assolutamente sì, perché qui dobbiamo andare addirittura oltre il concetto di psicosomatica, cioè noi siamo non soltanto un corpo fisico, ma abbiamo anche una mente e abbiamo delle emozioni, e poi bene, se andiamo ancora più in profondità nella dimensione spirituale siamo anche delle anime, e quindi tutto questo si collega con l'ambiente, si collega quindi con le informazioni che riceviamo e diamo all'ambiente. Quindi nel momento in cui si riceve oggi una diagnosi di Covid-19, che cosa succede? Si innescono tutta una serie di meccanismi emozionali che sono legati a conflitti che ci portiamo dietro dal passato, che possiamo anche definire conflitti biologici. In questo caso il conflitto più grave che l'essere umano possa vivere è il conflitto di morte, che si va a scaricare su un organo bersaglio che guarda caso è il polmone. Ed ecco il motivo per cui mi risulta che ci sono delle sono arrivate delle informazioni dai reparti ospedalieri di Bergamo e di Brescia, che praticamente persone che arrivano in ospedale con una semplice sintomatologia di febbre, con sintomi respiratori, nel momento in cui gli viene fatto il tampone, quindi prima si fa uno screening, quindi fanno una radiografia del torace di base, nel momento in cui viene fatta poi una diagnosi di Covid-19 positivo, il quadro clinico nell'arco di qualche ora si aggrava fino ad arrivare ad avere una polmonite interstiziale nell'arco delle 12-24 ore, cosa che non c'era prima. Allora, questo ci dà la conferma che noi siamo... interagiamo con l'ambiente, quindi siamo sottoposti a tutta una serie di informazioni che vengono dall'esterno, ma tutte le informazioni che ci possono dare paura o panico vengono somatizzate e si vanno a scaricare su organi bersaglio. In questo momento l'organo bersaglio principale ovviamente è il polmone, e quindi ecco perché si verificano le polmoniti interstiziali, ed ecco perché si sta verificando un grosso numero di polmoniti interstiziali. Cosa che succedeva anche negli anni precedenti, perché io ho visto delle statistiche, 65.000 morti negli ultimi 4 anni per complicanze da virosi, quindi dalle influenze stagionali, 65.000 morti, la maggior parte di queste persone sono morte per complicanze cardiorespiratorie, e in particolare per insufficienza respiratoria da polmoniti interstiziali. Cosa significa polmonite interstiziale? Si verifica un processo infiammatorio a carico del connettivo del polmone, per cui non c'è più la possibilità da parte del polmone di svolgere la sua funzione ventilatoria, la sua funzione di spugna, ed ecco che si arriva all'insufficienza respiratoria, per cui la persona arriva ad essere intubata. Quindi cosa dobbiamo, per uscire da questa situazione di panico, dobbiamo prima di tutto fare un lavoro personale in ognuno di noi, per eliminare quelle paure ataviche che ci portiamo dietro dal passato, probabilmente dalla nostra infanzia, dagli antenati, dal tipo di vita che continuiamo a svolgere, che continuamente è collegata con informazioni che sono destabilizzanti per la nostra parte emozionale e psichica, legate alla paura della morte, perché altrimenti si va a scaricare sul polmone. Per fortuna non tutti fanno polmonite interstiziali, però faranno situazioni infiammatorie dei bronchi, avranno delle ripercussioni, per cui una
problematica infiammatoria che poteva guarire nell'arco di 7-10 giorni, magari dura un mese, 2 mesi o 3 mesi. Certo. È quello che dobbiamo evitare. Certo, assolutamente d'accordo con l'analisi, li ho pubblicati anch'io quei dati che sono ufficialissimi e sì, oltre 60.000 morti negli ultimi 4 anni per complicanze da virus e ad oggi però veramente, Francesco, trovi una psicosi di massa, per certamente sono parecchi i morti, non è che nessuno mette in discussione, quando muore un parente poco importa che sia stato il Covid piuttosto che è morto, quindi io non discuto e non entro nell'ambito, però analizzando i numeri è veramente sì un po' strano tutto questo bailame in questo periodo, quando c'è una mortalità pazzesca ogni anno per parte incidenti di lavoro, incidenti stradali eccetera, ma solo parlando di questioni virali sì, qualcosa non torna. L'anno scorso i dati ufficiali del 2019 sono che le complicanze da virosi influenzali, quindi da epidemie stagionali di influenza 2019, sono morte 8.000 persone. Ora io mi auguro che non arrivino a morire quest'anno 8.000 persone di legate morti col coronavirus. Spero proprio che saranno meno di 8.000, ma non si comprende come l'anno scorso non ci fosse questa psicosi collettiva, le persone continuavano a morire negli ospedali. Io mi faccio la domanda, ma allora erano morti di serie B? Nessuno li ha considerati? Certo. Ovviamente non sono andati a intassare le terapie intensive, perché molti di questi non venivano mandati in terapia intensiva. Qui poi entra il discorso sociale, politico. Non si può avere una nazione con 60 milioni di abitanti, bravissimo, con le riduzioni che ci sono state, con 5.000 posti letto in terapia intensiva, quando mi risulta che in Germania e in Inghilterra ci sono posti in terapia intensiva 6 volte superiori. Ecco perché sta succedendo questo problema soprattutto nella zona del Bergamasco e del Bresciano. Abbiamo fatto quasi 50 miliardi di tagli alla sanità pubblica negli ultimi 10 anni e queste sono le conseguenze. Io conosco medici, conosco infermieri che con retribuzioni veramente misere, perché non si può guadagnare, sappiamo bene quanto guadagna oggi un infermiere e il tipo di lavoro e le responsabilità che ha, sì. Ci sono situazioni in cui i concorsi non vengono fatti da anni e anni, lavorano in condizioni di carenza di organico. Questi per me sono degli eroi, tutto quello che si sta svolgendo in questo momento, soprattutto nei paesi colpiti, questi medici, questi infermieri, sono veramente eroi perché lavorano in condizioni di gravità inaudita. Sì, qualcuno sta già parlando del fatto che si stanno veramente sacrificando, ma noi dovevamo, come popolo, dovevamo evitare che tutto questo accadesse. Assolutamente d'accordo con la tua analisi, Oliviero. Io ti ho disturbato invece perché volevo capire da te cos'è, la tua esperienza naturalmente di medico psichiatra e pneumologo, cosa sono i virus? Queste entità fantomatiche che non sono esseri viventi, non si possono paragonare a un batterio piuttosto che a un germe o a un fungo, ma qual è la loro utilità, se hanno una loro utilità? Volevo il tuo parere. I virus non hanno un'entità vitale, cioè non hanno vita, perché per avere vita devi rivolgerti al paradigma che è quello cellulare. Il batterio ha una vita perché è una cellula, quindi all'interno del batterio c'è un nucleo che contiene il DNA, c'è un citoplasma e c'è una membrana cellulare. Sì. Se mancano questi requisiti, in biologia noi diciamo non c'è vita, e infatti il virus non ha vita propria, il virus è un software, è un programma, è un pezzettino di acido nucleico, DNA o RNA, con attaccati degli amminoacidi. Gli amminoacidi sono quelli che nella figura del coronavirus si vedono come quelle coroncine che sono all'esterno. E allora, a cosa serve il virus, visto che non è un'entità vitale? È semplicemente un'informazione di tipo elettromagnetico, che ha l'unico scopo di replicarsi all'interno di una cellula. Può essere una cellula batterica, può essere una cellula umana, può essere una cellula di un animale, e in particolare, attenzione, non può replicarsi all'interno del connettivo, cioè della matrice interstiziale, non può replicarsi all'interno del citoplasma, si deve replicare eventualmente, o deve star fermo, all'interno del DNA della cellula. Quindi io ho fatto degli studi perché ho cercato di comprendere il senso di tutto questo, perché il buon Dio ci ha creato, o l'entità creatrice, ci ha creato con 100.000 miliardi di cellule, che è un numero pazzesco, 10 elevato alla 14, cioè 10 seguito da 14 zeri, ha messo nel nostro organismo un numero di batteri che è 10 volte superiore, quindi 10 elevato alla 15, cioè 1 milione di miliardi di batteri,
e ho fatto un conteggio di quanti possono essere i virus all'interno del nostro organismo. Sono 1000 volte più dei batteri, quindi stiamo parlando di 1 miliardo di miliardi di virus, sono già dentro di noi. Allora la domanda è, ma dove sono? Sono all'interno del DNA, infatti il 97% del nostro DNA viene definito DNA spazzatura, o veniva definito tale, perché solo il 3% codifica i caratteri ereditari che vengono trasmessi alla discendenza. Il 97% veniva definito DNA no sense, senza senso, invece il senso ce l'ha. Sono virus ancestrali che si sono insediati nel nostro genoma fin da quando è nata la vita sulla Terra, quindi stiamo parlando di miliardi di anni, e hanno permesso la nascita della vita sulla Terra, compresa la nascita degli esseri umani. Quindi io dico sempre, partendo da questi concetti che sono concetti base di biologia, andare contro i virus significa andare contro la vita, perché facciamo qualcosa contro noi stessi, visto che i virus sono già dentro di noi. In particolare il coronavirus è un virus che alberga normalmente all'interno degli organismi, perché tra l'altro non è neanche un virus stagionale, è un virus che viene definito ubiquitario. Sì. Cosa significa ubiquitario? È dappertutto. Cioè, se io su 60 milioni di persone in Italia facessi un test per tampone faringeo, cercando di andare a individuare il Covid-19, troverei una positività in questo momento, secondo statistiche attuali, dal 50 all'80%. O comunque, se non la trovo oggi, potrei trovarla tra un mese, sì, o tra 3 mesi, visto che è un virus ubiquitario. Ce l'abbiamo già dentro di noi. Ora, questa idea, che ormai si è diffusa in tutta la popolazione a macchia d'olio, che abbiamo, esiste un virus cattivo che viene dall'esterno, qualcuno l'ha fatto venire dalla Cina, e dalla Cina dai pipistrelli o da altri animali, spani, che invece è un'assurdità, perché ce l'abbiamo già dentro di noi, fa parte del miliardo di miliardi di virus che sono già nel nostro organismo e si trovano all'interno di ognuno dei nostri nuclei cellulari, in particolare nel DNA, proprio perché il virus, essendo un'informazione di tipo elettromagnetico, sta lì perché entra in risonanza o in dissonanza con informazioni elettromagnetiche che vengono dall'esterno. Qui dovremmo mettere quindi in dubbio la famosa teoria del contagio, no? E quindi il fatto che il virus cattivo che viene dall'esterno ci può attaccare e ci può portare a morte. E partiamo dal semplice presupposto che probabilmente in questo momento in Italia, visto la situazione, i portatori sani saranno almeno l'80% della popolazione. Cioè, ormai questo virus è ubiquitario, si è diffuso ovunque, penso di averlo anch'io, perché anch'io ho frequentato zone che oggi possono essere considerate zone a rischio, tipo il Bergamasco, il Bresciano, negli ultimi mesi. Quindi sicuramente, siccome ho letto di un infettivologo che avrebbe avuto l'idea nei giorni scorsi di poter fare il tampone per Covid-19, per Covid a 19 a tutta la popolazione, e questa è un'idea, devo definirla malsana, perché significa non tener conto di quelli che sono i dati basilari dell'epidemiologia. E quindi secondo me stiamo perdendo veramente il senso della realtà. L'abbiamo perso veramente ormai in psicosi globale, le persone non sono in grado di ragionare, di avere il pensiero fino in fondo, figuriamoci a certi livelli. Ecco Francesco, quindi sempre dal tuo punto di vista, cosa dovrebbe fare l'uomo che è in ascolto di Radio Gamma 5, tranne tutti quelli con lo streaming, perché mi stanno scrivendo, veramente ho centinaia di messaggi che non siamo in diretta streaming, metterò la registrazione, state tranquilli. Ecco, cosa dovremmo fare dal tuo punto di vista? Quindi, se è vero quello che mi dici, e per me non è vero, è verissimo, hai parlato del microbiota, di questo pacchetto di circa 1,5 kg, 2 kg di microrganismi, virus, batteri, funghi, che ci portiamo in giro da sempre, perché fanno parte di noi. Quindi io continuo a dire, non sono gli ospiti, ma siamo noi gli ospiti nei loro confronti, ecco. Sono 10 volte più di noi nelle nostre cellule. Esatto, se questo è vero, Francesco, come dovremmo proteggersi, tra virgolette, cioè lavorare sul terreno alla Béchamp e non alla Pasteur? Qual è il tuo pensiero su questo? Il mio pensiero è quello di Enderlein, di Béchamp, cioè cosa bisogna fare? Tenere alte le difese immunitarie, partendo sempre dai concetti dell'apnei, della psiconeuroendocrinimmunologia, cioè se io voglio agire sul sistema immunitario, devo agire prima di tutto sulla psiche e poi sul sistema endocrino.
Che cosa significa questo? Che siccome è tutto collegato, la prima cosa è non entrare in panico, non aver paura del virus cattivo che ci può attaccare dall'esterno, visto che questa è semplicemente un'ipotesi, ma è stata smentita anche da Pasteur in punto di morte, che ha compreso che quello che è importante è il terreno. E non è il virus o il batterio, ai suoi tempi non esistevano i virus, ma esistevano soltanto i batteri. Allora, consigli pratici, alimentazione adeguata, tutte le infiammazioni che poi diventano croniche, cronico-degenerative e si arriva fino alle situazioni degenerative tumorali, si verificano in ambiente, in matrice, stiamo parlando di ambiente come matrice interstiziale, acido, quindi dobbiamo tendere ad alcalinizzare il corpo. Come lo facciamo? Con alimenti alcalinizzanti. Quali sono gli alimenti alcalinizzanti? Sono la frutta, la verdura, gli ortaggi, questi principalmente, e poi evitare di mangiare eccessivamente alimenti acidificanti, quindi tenere il pH del nostro connettivo il più possibile alcalino. Quindi pensieri alcalini, quindi quelli dell'amore, della gioia, dell'armonia, della bellezza, eliminando paure, rabbie, sensi di colpa, che sono emozioni acidificanti, mangiare il più possibile alimenti che vengono dalla natura. Perché è importante mangiare alimenti che vengono dalla natura? Perché ci danno elettroni, ci regalano energia, perché sono alimenti, infatti vengono definiti antiossidanti, cioè evitano l'ossidazione dei tessuti, evitano quindi la formazione dei radicali liberi, che sono quelli implicati poi nelle infiammazioni croniche o cronico-degenerative, autoimmunitarie, fino ad arrivare alle manifestazioni tumorali. Acqua il più possibile alcalina, proprio perché è un'acqua che ha un ORP negativo, quindi è un'acqua antiossidante, un potenziale di ossidazione negativo, quindi è un'acqua che impedisce l'ossidazione dei tessuti, e un minimo di difesa dalle frequenze geopatogene ambientali, perché questo è anche un grosso problema. Io sono convinto che la sperimentazione del 5G abbia influito notevolmente nell'abbassamento delle difese immunitarie, soprattutto in alcune zone d'Italia, in particolare in quelle zone dove si sta verificando quella situazione epidemica. E il 5G è anche, e sarà, è un grosso problema, perché noi veniamo sottoposti a frequenze elettromagnetiche, ecco, qui stiamo parlando sempre di frequenze e quindi di informazioni che vengono dall'esterno, ma che sono ovviamente nocive per il nostro sistema, nocive per il nostro microbiota, nocive per tutte le nostre cellule. Ecco che questi quattro paradigmi della salute: alimentazione alcalina, acqua alcalina, difesa dalle frequenze geopatogene ambientali, ma soprattutto, perché la cosa più importante è il lavoro sulla consapevolezza personale, non entrare in panico, studiare, perché a questo punto bisogna acquisire nuove conoscenze, non aver paura del vicino di casa che ti può contagiare il virus cattivo. Da questo punto di vista, la mascherina, cioè se un virus ha una grandezza che da 10.000 volte più piccolo di un batterio, che un micron, quindi un millesimo di millimetro, quindi stiamo parlando di milionesimi di millimetro, non esisterà mai una mascherina che possa filtrare degli agenti che hanno questo tipo di grandezza. Quindi qualcuno fa l'esempio, è come se io volessi fermare una zanzara e metto un'inferriata o un moscerino. Il moscerino entra comunque dall'inferriata. Quindi il discorso della mascherina, che sembra oggi quasi obbligatoria, per cui se in giro ti vedono senza mascherina sembra quasi che tu voglia essere un untore o contagiare, è qualcosa che le persone devono cominciare a dare un nuovo significato all'importanza di determinate informazioni. Del resto anche il Ministero della Salute, ho visto che nelle precauzioni non parla di mascherine, perché ovviamente è qualcosa veramente senza senso. La mucchina, se io mi lavo continuamente le mani con la mucchina, essendo una base, io vado a innalzare il pH della pelle, ma la pelle ha bisogno di un pH acido, perché il film idrolipidico, quindi la possibilità di poterci difendere da agenti esterni, è legata a un pH che deve essere sotto il 7. Quindi se io mi lavo continuamente le mani con la mucchina, vado ad abbassare le mie difese a livello della pelle. Eppure ancora oggi ci sono persone che hanno fatto incetta di ammucchina perché hanno paura del contagio. Queste sono le cose che le persone devono sapere, ma che non credo che la televisione… No. E infatti per quello ti ho disturbato, Francesco, perché immaginavo, sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Ti faccio l'ultima domanda, perché so che posso fartela a te. C'è un'analogia, secondo il tuo pensiero, Francesco, tra
la sintomatologia che abbiamo oggi, cioè sganciandoci dall'ambiente medico, dall'aspetto sanitario, ecco, non riusciamo a respirare, osserviamo un attimo, distaccandoci, quello che sta avvenendo nell'ambiente sempre più intossicato, la natura che sta soffrendo, gli animali che stanno soffrendo, ci può essere un parallelo o è una forzatura questa che sto dicendo io? Cioè dal punto di vista proprio anche dei sintomi, i polmoni, quindi relazioni, quindi mondo esterno, non riusciamo più a respirare perché queste polmonite interstiziali bloccano, bla bla bla. Ecco, però guardando dal punto di vista analogico, cosa dal punto di vista analogico è esattamente la domanda che mi hai fatto. Se il virus è un software, e quindi è un programma, è un'informazione di tipo elettromagnetico, questo virus ci sta ricordando, ed è importante che sia arrivato probabilmente in questo momento storico, che dobbiamo riprendere in mano la nostra vita, i nostri valori, soprattutto i valori della socialità, dell'aggregazione, della cooperazione, non quelli legati alla separazione, al mors tua vita mea, che vogliono invece impartirci. Quindi dobbiamo ritrovare di nuovo una dimensione che in fisica quantistica si chiama entanglement, cioè il fatto che siamo tutti collegati. E ho visto un video che addirittura risale al 69, in cui ci fu una influenza asiatica, veniva da Hong Kong, ci furono 14 milioni di persone malate e 5.000, si dice nel video che gira su YouTube, sono passati a miglior vita. Bene, quel video ci fa capire veramente tante cose, che queste epidemie ci sono sempre state e ci saranno sempre, ma alla fine non bisogna farsi prendere dal panico, e ben venga a questo punto una informazione di questo tipo che ci permetta di nuovo di ritrovare quelle basi importanti della nostra socialità, dello stare insieme, del vivere insieme e del decidere di trovare delle soluzioni tutti insieme, che non possono essere delle soluzioni così drastiche perché sono legate alla separazione. Non si combatte un contagio stando in casa sine die, perché non sappiamo quando finirà tutto questo. Ci sono due visioni da questo punto di vista: quella della creare l'immunità di gregge, detta così, non mi piace la parola gregge, ma dell'immunità collettiva, cioè fare in modo che il virus circoli all'interno delle persone in modo che tutti si possano immunizzare, e in questo modo evitiamo che le persone che sono più a rischio possano realmente ammalarsi. Ovviamente queste persone più a rischio devono usare delle precauzioni, ma questo è ovvio, fa parte proprio dell'igiene di vita. Al tempo stesso c'è l'altra ipotesi, che è quella che stiamo adottando, dell'ipotesi della eradicazione. Eradicazione in medicina è una parola senza senso, è come quando io scelgo di eradicare l'Helicobacter pylori nello stomaco, certo, delle persone. Non potrò mai eradicare un batterio, perché quel batterio, anche se faccio una terapia cosiddetta eradicante, prima o poi tornerà. E la stessa cosa succederà col Covid-19, perché il Covid-19 è un virus ubiquitario. Quindi non ce ne separeremo mai, perché non ci siamo mai separati dal Covid-19, è già dentro di noi. Bravissimo. Questo è quello che dovrebbero capire, ma è un qualcosa che deve partire dalla base. Se noi aspettiamo che queste informazioni arrivino dal sistema, arrivino dall'esterno, beh, non possono arrivare, perché la maggior parte dei virologi, degli infettivologi, oggi sono allineate su quelle informazioni che sono le informazioni di sistema. Poi qui dovremmo aprire un altro capitolo: perché esiste tutto questo? Sappiamo bene che indietro ci sono giochi di potere economici che sono enormi. Chiaro, ma mi fermerei qua, perché è stupendo la tua conclusione, perché è anche la mia. D'altronde ne hai parlato, io ne ho accennato prima che ti chiamassi, del microbiota. Tu ne hai parlato praticamente di questa quantità industriale di agenti cosiddetti microbici, batterici, funghi, micobatteri e virus, che sono decisamente più numerosi di tutte le cellule del corpo umano. Quindi quando le linee guida vanno a, come hai detto te, eradicare, cioè a cercare di distruggere, stai distruggendo l'uomo stesso, o sbaglio? Stai andando contro la vita, è un atto contro la vita. E noi, ecco, l'augurio che io posso fare a tutti: cerchiamo di amare la vita, cerchiamo di essere nella dimensione proprio della vita, perché di essere felici ogni giorno di quello che viviamo, dei respiri che facciamo, del battito del nostro cuore, dell'interazione con la natura, il fatto che ogni giorno ci trovi vivi. Ecco, ma deve trovarci vivi, non già morti in partenza, perché dal sistema vengono delle informazioni che è come se ci volessero già morti, morti dentro. Ecco, noi dobbiamo cominciare a ritrovare la vita dentro di noi, rispettando ovviamente tutte le forme di vita che sono già dentro di noi, compreso il Covid-19.
E io sono felice di averti chiamato, Francesco, perché è stato stupendo anche questo tuo intervento. Mi chiedono, qui si chiama Francesco Oliviero, è un medico con specializzazione in psichiatria e pneumologia e si occupa di benessere a 360 gradi. Trovate tanti libri scritti dal dottor Oliviero, che io ti saluto tanto, Francesco, e ti ringrazio per questa mezz'oretta dedicata qui a fare informazione, quello che dovrebbero fare i media ufficiali, quelli che pagano ancora il canone, ma non sentiremo mai queste cose in TV o in altre radio. Grazie Marcello. Ciao Francesco, grazie e viva la vita, grazie a te.